Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un'esperienza molto molto particolare riguardo la fluorescenza. Avremo bisogno di alcuni vecchi evidenziatori, una pinza, dell'acqua e poi dei bicchieri. Cosa facciamo? Prendiamo un evidenziatore, prendiamo il nostro bicchiere e con la pinza estraiamo delicatamente la punta. Ok. La mettiamo all'interno del bicchiere e poi versiamo una piccola quantità d'acqua sufficiente a coprire la nostra punta. L'acqua che ho messo sono circa 60-50 ml. E questo è pronto. Poi prendiamo un altro evidenziatore e rifacciamo la stessa cosa. Ecco il nostro risultato. Adesso lasciamo stare in infusione in acqua le punte degli evidenziatori per circa 3-4 ore e poi andremo a vedere un effetto molto molto particolare. Sono passate circa 3 ore e 3 ore e mezzo. Adesso andiamo a mescolare ciascuna di queste soluzioni con un piccolo bastoncino. Mi raccomando, uno diverso per ogni colore. E poi cerchiamo di fare questa operazione, cioè di togliere, di eliminare la punta. Con un po' di pazienza ci potete riuscire. Fatto! Sono passate circa 3 ore, ho rimosso anche le punte degli evidenziatori all'interno dei becker e adesso andiamo a vedere che effetto fanno al buio illuminati da una lampada speciale. Questo è l'angolo più buio che sono riuscito a trovare. Adesso spegnerò il flash e illuminerò con una lampada speciale, che è la lampada UV, chiamata anche lampada di Wood, tutte queste soluzioni e andremo a vedere l'effetto. Pronti per l'effetto wow? Voilà! Ecco qui, questi sono i nostri evidenziatori, ovvero le soluzioni che abbiamo creato mettendo in infusione la punta di ciascun evidenziatore in circa 50 ml di acqua. Vedete che bei colori. E questo è l'effetto della fluorescenza. Vediamoli più da vicino. E con questa visione d'insieme, io vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi esperimenti e se avete curiosità, richieste, esercizi da risolvere, iscrivetemi alla cucina chimica@gmail.com. Ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!